Nel consiglio comunale di apertura della nuova legislatura del comune di Castellabate, il consigliere di minoranza Domenico Di Luccia ha proposto unitamente al consigliere Tortora Catina la rinuncia del gettone di presenza ai consiglieri e la rinuncia delle indennità agli assessori al sindaco. Il risparmio di circa 87.000 euro in bilancio, ha dichiarato Di Luccia, deve essere utilizzato per i nostri giovani, per i nostri figli. Io e il consigliere Tortora questa sera, e questo segretario cortesemente lo annotate, rinunciamo al gettone di presenza, immagino che lo facciano anche gli altri due consiglieri di minoranza, però io la richiesta che questa sera faccio è quella che gli altri colleghi di maggioranza, della maggioranza si associano al mio appello, ma soprattutto lo rivolgo al sindaco, agli assessori e al vice sindaco. Questa sera noi dobbiamo dare un'alta dimostrazione di quello che effettivamente è la nostra missione. Dobbiamo consegnare nelle mani del segretario comunale la nostra chiara volontà di rinunciare all'indennità di carica da parte del sindaco e degli assessori e dei consiglieri comunali tutti nell'interezza e di destinare queste risorse che sono la bellezza di 85.841,76 all'anno interamente a una risorsa, creando un capitolo specifico che è la risorsa giovani, la risorsa più importante, dicevo prima, della nostra comunità. È un messaggio forte, è un messaggio vero, è un messaggio che secondo me dobbiamo sposare tutti. E io già faccio delle proposte, che cosa noi potremmo destinare queste risorse? Parlo di 85.841,76 e sul nostro capitolo, il capitolo 14 del bilancio PEG, abbiamo destinati 87.050 euro. Questi soldi, di cui 18,08 euro per ogni seduta dei consiglieri per tutto l'anno, per un totale di 1.735,68. Quindi significa che se rinunciamo tutti i consiglieri comunali, solo i 4 della maggioranza e i 4 della minoranza, riusciamo a mettere insieme 1.735. Se rinuncia il sindaco, il vice sindaco e gli assessori, riusciamo ad ottenere un risparmio pari a 7.153,48, che per moltiplicati per 12 mesi arriviamo a 85.841. Ognuno di noi ha da che vivere, ha un proprio lavoro. Quindi mi sembra che questa sera possiamo lanciare accuratamente all'unanimità questo messaggio, che deve essere accolto, penso, perché la nostra politica deve essere una politica improntata su un messaggio nuovo, che tutte e tre le liste abbiamo predicato in campagna elettorale e questa sera dobbiamo portarlo a compimento. Immagino che riesco a raccogliere l'unanimità di quello che io questa sera sto proponendo. E vi dico subito che cosa è la nostra idea, quale potrebbe essere la nostra idea, di creare un capitolo specifico nel bilancio, chiamarlo risorsa giovani e secondo il mio limitato metro di giudizio io prevederei la gratuità totale della mensa scolastica, la creazione di una grande area di socializzazione, di un'area giochi e il primo messaggio forte lo destinerei in Villa Matarazzo creando la più bella area giochi che oltre ad essere una forma di attrazione è una forma di socializzazione per i tanti giovani che sono costretti a giocare sulle piazze, sui lungomari, e incentivi rapidi, efficaci e immediati a tutte le imprese giovanili under 40 che decidono di investire nel nostro territorio. Queste sono le mie tre proposte, le nostre tre proposte che io questa sera sottopongo a voi, ovviamente, che siete la maggioranza. L'appello qual è? È quello di lanciare questa sera ed inaugurare un messaggio nuovo, un messaggio improntato sul rinnovamento della politica che, ripeto, tutte e tre le liste abbiamo predicato e spero che questa sera lo pratichiamo pure. Grazie e auguri ancora di buon lavoro e che possiate fare il bene di Castellabate.